Ho scoperto che quasi tutto quello che è stato scritto sull'amore è vero. Shakespeare ha detto: "Il viaggio termina quando gli innamorati si incontrano". Che pensiero straordinario! A me non è mai capitato niente di neanche vagamente simile a questo, ma sono disposta a credere che a Shakespeare sia accaduto. Credo di pensare all'amore più di quanto in realtà si dovrebbe. Ma il fatto è che resto sempre sbalordita dal potere assoluto che ha di alterare e definire le nostre vite. È stato sempre Shakespeare a scrivere "L'amore è cieco". Ecco, questo so che è vero. Per alcuni, del tutto inesplicabilmente, l'amore svanisce. Per altri, semplicemente, è perduto. Comunque, l'amore si può sempre trovare, anche solo per una notte. E poi esiste un altro tipo di amore, il più crudele di tutti, quello che quasi uccide le sue vittime. Si chiama amore non corrisposto. Ecco, di quello io sono un'esperta. La maggior parte delle storie d'amore nasce tra persone che si innamorano le une delle altre. Ma noi altri? Che cosa ne è delle nostre storie? Di noi che ci innamoriamo da soli? Noi siamo le vittime dell'amore unilaterale. I disgraziati tra gli innamorati. I non amati. I feriti non in grado di camminare, gli handicappati senza posto riservato. Ebbene sì, avete di fronte a voi un esemplare di questa specie ed io ho amato volontariamente quell'uomo per più di 3 infelici anni. Gli anni peggiori della mia vita. I Natali peggiori. I compleanni peggiori, Capodanno trascorso tra lacrime e Valium. Gli anni in cui sono stata innamorata sono stati i giorni più bui della mia vita. E tutto questo perché sono stata maledetta dall'innamoramento di un uomo che non mi ha mai amata e che mai mi amerà. Ciao, sono Elisa e questa è la mia versione del monologo di Iris tratto dal film L'amore non va in vacanza. E tu come lo faresti?